L'altra settimana il gol nel finale, stavolta ci siamo ripresi questi due punti persi l'altra settimana. Sì, anche se in realtà poi alla fine la settimana scorsa non erano persi, perché a più battute avevo detto che comunque il pareggio poteva essere il risultato più giusto. Dava fastidio il modo in cui era arrivato nei minuti finali. Oggi la squadra ha risposto alla grande, prima andando a cercare il gol del vantaggio in una partita che era assolutamente equilibrata, perché il Pomezia ha un ottimo impianto di gioco, un allenatore che gli permette di giocare bene al calcio, un terminale offensivo che conosco bene e che anche oggi ci ha messo in difficoltà. Però ho sempre ragionato su discorsi di squadra e anche oggi, al di là dei singoli, penso che la squadra abbia fatto la differenza. Vedere la squadra andare a cercare di recuperare la partita che era scappata di mano per andarla a vincere, sfogarsi in quel modo dopo il gol di liberazione, gestire gli ultimi due minuti non giocando più a calcio, cosa che Itri aveva un po' peccato, mi dà soddisfazione, perché poi in settimana erano le cose su cui avevamo lavorato un po' di più mentalmente. Ecco, hai parlato di grande equilibrio, però la prima mezz'ora il Pomezia aveva messo sotto parecchio, soprattutto il numero 7 Tantimi, che sul vostro numero 3 sì, ha imperversato molto bene. È vero che nella fase iniziale loro sul 4-3-3 a specchio con noi eravamo andati un po' in difficoltà, l'avevano preparata bene, specialmente sui cambi giochi, e due terzini andavano in difficoltà, anche perché sai bene che cerco sempre la fase propositiva anche dei terzini e ci hanno un po' schiacciato verso giù. Però devo dire anche che poi passati sul 4-4-2 l'abbiamo gestita molto meglio, Barile e Terazzini hanno cercato più spazio, e devo dire che Paolo Ria nel primo tempo ha avuto delle occasioni di potenziali palle gol che per pochissimo non è riuscito a creare l'assist o la giocata per fare gol come la scorsa settimana. Fatati, la prima partita era subentrato praticamente al posto di Guida, che era squalificato. A centrocampo possono convivere tranquillamente facendo Fatati? Allora, assolutamente sì, la nostra rosa è formata da questi giocatori. La cosa che a me piace è che questi giocatori possono interpretare ruoli diversi. Oggi devo fare l'ennesimo elogio al capitano, perché è una persona che sta dando uno spirito di Anzio Calcio, una voglia di Anzio Calcio, ci fa capire come va portata questa maglietta, e anche oggi è stato uno che non ha demeritato. Poi negli ultimi minuti ho preferito più corsa a tenere le posizioni, e poi in realtà i cambi mi hanno pure premiato, perché nasce da cross di Lauri e incornata di Della Puzza. Ha premesso che l'obiettivo rimane sempre la salvezza, eccetera eccetera, però la prima giornata una sconfitta immeritata con l'Artena, tutto sommato una sconfitta con quel rigore all'inizio. Adesso siamo al terzo risultato utile consecutivo. Questa squadra è iniziata a ingranare, forse ci si può divertire. Questa squadra naturalmente prende fiducia anche sulla base di innesti importanti, giocatori che possono non far fare il salto di qualità, ma sicuramente far giocare tranquilli tutti quelli che ci sono intorno, e oggi Barile e Fatati l'hanno continuato a dimostrare. Ripeto, io posso permettermi il lusso oggi di avere Lauro in panchina, Della Puzza in panchina, questo vuol dire che in corso di partita mi permettono anche di andare a giocare la partita con l'interpretazione che gli do in corso, e oggi l'interpretazione è stata quella di cercare un po' più di corsa con Della Puzza e Lauri, e hanno portato i frutti. Tanto mercoledì derby con Lido dei Pini, oggi niente turnover, perché praticamente la formazione era quella titolare, anche a Lido dei Pini niente turnover, però loro anche per un discorso di mancanza di alternative, perché hanno un po' giocato. Allora, a me non piace parlare di formazione titolare, perché la formazione, i ragazzi lo sanno benissimo, ci sono 22 ragazzi nello spogliatoio che si giocano il posto settimana per settimana, e chi sta meglio gioca, quindi partendo da questo presupposto, secondo me sul discorso pure fatto in precedenza possiamo cominciare a pensare di andarci a giocare le partite con tutte le squadre, che questo è il primo passaggio fondamentale. Dopodiché, se i valori nostri sono importanti e cominciamo a mettere in campo delle giocate sia in possesso palla che non in possesso palla importanti, come le sto vedendo pure nelle ultime partite, secondo me possiamo ambire a fare qualche punto in più rispetto alla zona salvezza, che va presa il più possibile, perché il campionato è molto equilibrato verso il basso, quindi bisogna togliersi il prima possibile dai bassi fondi. Per il turnover di mercoledì, per me la Coppa Italia è l'occasione importantissima per dare la possibilità a tanti giovani di esprimersi e di capire se sono pronti anche in prima squadra, cosa che è successa oggi per esempio con Capolè, che negli ultimi 10 minuti ha creato un'occasione, comunque ci ha avuto la possibilità di dimostrare in campo ciò che casomai in allenamento aveva fatto vedere meno. Oggi in campo l'ha fatto vedere di più, e queste sono le occasioni. Il mercoledì Coppa Italia è l'occasione ottima
per andare a provare chi gioca di meno. Fermo restando che, se parto dal discorso di prima, con Lauri e Della Guzzo oggi in panchina, comunque Dell'Accio, Capolei, tantissimi giovani promettenti, sta di fatto, se tiriamo le somme, che è una squadra importante pure mercoledì. E ritrovi sicuramente Porcari e Giudice, poi correggimi se c'è qualche altro ex Nettuno. Beh, ne conosco tanti, cioè, vabbè, a partire da Panici, che è un mio ex allenatore, sono stato suo giocatore, quindi è una persona che conosco e che stimo. E in campo la maggior parte ci ho giocato insieme, a partire da Bernardi, Gianluca Franco. Di speciale il rapporto naturalmente con Giudice e Porcari, ma di speciale non perché sottovaluto gli altri, di speciale perché secondo me quello che è stato fatto a Nettuno negli ultimi 2 anni con le nostre poche risorse, penso che leghi e dia un qualcosa di più dentro il cuore di rapporto con questi ragazzi. Lo stesso naturalmente con Della Guzzo, con Lauri, fermo restando che non gli regalo nulla e Della Guzzo deve fare gol 90° perché altrimenti se non sta meglio non gioca.